Proviamo a commentare questa presentazione sulla Rivoluzione francese tratta dal vostro manuale. Partiamo dalla società della Francia nell'antico regime. Questa era la composizione alla vigilia della Rivoluzione della società francese. Vedete che essa era suddivisa in tre ordini, ma il terzo stato rappresentava la quasi totalità della popolazione e della società francese, il 97,9%. Appena l'1,4% era composto da nobili e ancora meno, la metà di questo 1,4% erano i rappresentanti del clero. In totale stiamo parlando di una popolazione di 26 milioni di abitanti, che alla fine del Settecento poneva la Francia come la nazione più popolosa d'Europa. Tutto è iniziato nel 600 con Luigi XIV, Re Sole, che rappresentava il simbolo dell'assolutismo monarchico e che aveva introdotto quella centralizzazione tipica dell'assolutismo, che era anche razionalizzazione di un sacco di elementi, diciamo, dello Stato, e che era diventato il simbolo del potere, appunto, assoluto, davanti a questa massa di 26 milioni di sudditi. I suoi successori, quindi Luigi XV, Luigi XVI, tuttavia non riescono a mantenere questo modello assolutistico, in particolare non riescono a gestire i privilegi che spettano solo a alcuni pochi rappresentanti della società francese, in particolare al clero e all'aristocrazia. La borghesia resta esclusa dai privilegi, anzi sopporta tutto il peso, il carico di una società, appunto, che vive al di sopra dei suoi mezzi. Le conseguenze sono una crisi sociale sempre più accentuata, che diventa anche crisi economica, alla fine politica, travolgerà questo regime nella rivoluzione. Qual era la situazione alla vigilia della rivoluzione, cioè negli anni 70-80? C'era un deficit fortissimo del bilancio dello Stato, che richiedeva a gran voce di ridurre questi privilegi e queste esenzioni di cui godevano nobiltà e clero. Tuttavia, i ministri delle finanze francesi, che si alternano in tutto il decennio che precede la rivoluzione, non riescono mai a riformare il sistema fiscale francese, trovano sempre qualche opposizione, in particolare la resistenza di clero e aristocrazia. Quindi, come abbiamo visto, di fronte all'aggravarsi della crisi, questa assemblea dei tre ordini non si riunivano dal 1614, erano stati praticamente abrogati con l'assolutismo. Ecco, la eliminazione degli stati generali era stato uno di quei meccanismi, di razionalizzazione che l'assolutismo aveva portato nella macchina dello Stato. Tuttavia, ora è necessario riconvocarli, questa antica assemblea degli ordini che vedete rappresentata in una sua seduta. Sappiamo che all'inizio la contesa è tra i due ordini privilegiati che difendono il voto per ordine, cioè la nobiltà. E d'altra parte c'è il terzo stato, che rappresenta la nazione francese, che chiede invece di votare per testa qualsiasi decisione che gli stati generali potessero prendere. Clero e nobiltà erano per la conservazione dell'antico regime, mentre il terzo stato chiedeva una decisa modernizzazione anche nello spirito dell'illuminismo e delle riforme che in altri stati le idee degli illuministi avevano già introdotto. Quindi questi rappresentanti,
decidono di riunirsi in un'assemblea nazionale, cioè superare gli stati generali, l'assemblea per ordini, ma riunirsi in un'unica assemblea con l'obiettivo di dare alla Francia la Costituzione. E questa è la sequenza degli avvenimenti in quella estate del 1789. Maggio c'è l'inaugurazione degli Stati Generali, 20 giugno il giuramento che istituisce poi l'Assemblea Nazionale, è la presa della Bastiglia a luglio, l'abolizione dei privilegi feudali ad agosto dopo la Grande Paura, l'assalto ai castelli, il 26 agosto la dichiarazione dei diritti dell'uomo cittadino e infine il 2 novembre è la confisca dei beni ecclesiastici. Nel 90 invece abbiamo l'inizio della circolare di assegnati, che erano originariamente, abbiamo visto, dei titoli di garanzia, titoli di Stato messi a garanzia del debito pubblico e garantiti appunto dai beni ecclesiastici, diventano moneta corrente. Il 12 luglio viene approvata la Costituzione civile del clero. Nel 91 abbiamo poi ancora la rottura dei rapporti diplomatici tra la Francia e il papato, la tentata fuga del re, la slide successiva ci presenta invece alcuni punti della dichiarazione del 26 agosto 89, articolo 1, la libertà ed uguaglianza, ma anche i diritti, possesso di alcuni diritti imprescrittibili, che non possono assolutamente essere derogati in nessun caso. Le distinzioni sociali sono fondate solo sull'utilità comune. È chiaro, un medico ha uno status sociale distinto da un contadino o un artigiano, ma questa distinzione si basa sull'utilità comune, cioè sul fatto che il medico svolge una funzione superiore in termini di utilità comune alle altre. Un piccolo esempio. Articolo 2. Un fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali, quindi i diritti sono imprescrittibili, come abbiamo detto, naturali, cioè appartengono all'uomo in quanto uomo, da quando nasce, li acquisisce in un secondo momento. E quali sono questi diritti? Ricordiamo le libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all'oppressione. Il principio di ogni sovranità risiede nella nazione. Nessun corpo, clero, aristocrazia o individuo, il re, può esercitare un'autorità che non emane espressamente dalla nazione. È il rovesciamento di un modello di potere millenario. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce all'altro, anche questo è un concetto che oggi sembra così semplice, no? Ma per essere affermato ha dovuto passare da una rivoluzione. Così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri il godimento degli stessi diritti. Nella frase "la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro". Solo la legge può determinare i limiti. E poi nel 91 a settembre il re firma comunque, anche se a controvoglia, la Costituzione della monarchia costituzionale. La Francia è ancora una monarchia, ma costituzionale, come lo divenne l'Inghilterra nel 1688. Alla base di questa Costituzione c'è la Dichiarazione dei diritti dell'uomo cittadino che ne costituisce il preambolo e poi un'altra affermazione. Luigi XVI non è più re di Francia per grazia di Dio, quindi non riceve più il potere da Dio, ma è il re dei francesi. È la nazione che lo sostiene dal basso nel suo ruolo. E lui, per essere rispettato dalla nazione francese, deve a sua volta rispettare la Costituzione. Tuttavia conserva questo diritto di veto. Madame Veto, e Monsieur Veto, veniva chiamato re dai sansculotti nella Carmagnola. Il diritto di veto
era questa possibilità che manteneva di bloccare alcune leggi votate dall'Assemblea. Il funzionamento di questa monarchia costituzionale è articolato in questo modo. L'elettorato è composto da cittadini attivi e passivi. I cittadini attivi sono quelli con diritto di voto e sono quelli che pagano almeno un certo livello di imposte. Quando è specificato il livello, però è specificato il numero di cittadini attivi in questa Costituzione, sono più o meno 4 milioni. I 2/3 dei maschi adulti. Il sistema elettorale è a due livelli, quindi i cittadini attivi votano i propri rappresentanti tra coloro che hanno un censo maggiore, che pagano un livello di imposte maggiore. A questi poi spetta in un secondo momento l'elezione dei deputati. Quindi non c'è una votazione diretta da parte dei cittadini, dei rappresentanti, ma è indiretta. L'Assemblea legislativa è composta, è un'unica Camera, composta da 725 deputati che restano in carica per 2 anni. E come si procede in questi 2 anni? Dalla guerra, che viene dichiarata, vedremo, nel 92, fino alla caduta della monarchia. Dopo la tentata fuga del re, c'è un episodio a Campo di Marte, il 17 luglio, che è il massacro compiuto dai soldati guidati dal marchese Lafayette. È un episodio che rende ostile il popolo nei confronti del re. Dà una grande spinta alla volontà di cambiare proprio il sistema della monarchia. Tentata fuga e massacro in Campo di Marte sono due colpi al cuore della fiducia del popolo nel re. Anche se poi viene promulgata la Costituzione, ma nel 92 ci sono altri episodi che contribuiscono a rendere sempre più invisa al popolo la figura del re. Intanto la dichiarazione di guerra all'Austria, fatta sulla spinta del re stesso, fatta dal re, sulla spinta del re dei Girondini, che avevano grande interesse anche a una economia di guerra, oltre che a esportare la rivoluzione. C'erano quindi motivi ideali, ma c'erano soprattutto motivi materiali e il doppio gioco del re. Poi l'11 luglio c'è questa dichiarazione di patria in pericolo da parte dell'Assemblea legislativa e il 10 agosto la vera giornata rivoluzionaria, la seconda dopo quella del 14 luglio 89, la seconda grande giornata di insurrezione popolare, con la proclamazione della Comune insurrezionale, l'assalto al Palazzo Tuileries, il centro di Parigi, che era la reggia, la sede del re, la sua deposizione, la convocazione della Convenzione. In questa estate infuocata, tra il 2 e il 6 settembre, i sansculotti massacrano, facendo giustizia sommaria, nelle carceri tutti aristocratici, rappresentanti del clero che vivono imprigionati perché sospettati di essere contro la rivoluzione. E tuttavia, il 20 settembre, con la battaglia di Valmy e la vittoria francese, l'avanzata delle truppe austro-prussiane si blocca e il giorno dopo celebra la proclamazione della Repubblica. Inizia il nuovo calendario, l'anno prima della Repubblica francese. Ancora nel 93, il 21 gennaio, dopo un processo tenutosi davanti alla Convenzione, Luigi XVI viene giustiziato con la ghigliottina. E in questa slide vediamo quali erano i due grandi raggruppamenti politici che si fronteggiano nella Convenzione nazionale, da una parte i Giacobini e dall'altra i Girondini. Vedete? Ideologia, visione del mondo, i Giacobini erano ugualitaristi, erano idealisti, mentre i Girondini erano borghesi e quindi erano per il primato del merito della borghesia che aveva fatto questa rivoluzione perché si considerava la classe sociale più meritevole, superiore. In politica i Giacobini erano democratici, radicali e anche abbastanza intransigenti, duri, mentre i Girondini erano più tolleranti, liberali, democratici.
La forma di Stato da tutti e due questi raggruppamenti approvata era quella della Repubblica, chiaramente l'avevano votata insieme la Repubblica. Mentre da un punto di vista di politica economica, i giacobini erano per un controllo statalista dell'economia, con Calmiere, abbiamo visto con le requisizioni durante la guerra, la statalizzazione di alcune attività economiche, mentre i girondini erano liberisti. Volevano un libero gioco delle forze di mercato. Di fronte alla guerra, i girondini, abbiamo visto, erano favorevoli, perché non solo, ecco, come si dice qua, giudicavano la guerra inevitabile e l'unico strumento per spezzare l'isolamento in cui era ridotta la Francia rivoluzionaria, ma soprattutto perché vi vedevano un veicolo di validi investimenti economici. Poi perché dalla guerra di conquista avevano in previsione un tornaconto rispetto anche un riscatto rispetto alle sconfitte subite dall'Inghilterra in particolare durante la recente guerra dei 7 anni. I giacobini erano contrari perché capivano, subodoravano che la guerra poteva mettere in pericolo le conquiste della rivoluzione. La guerra sarebbe stata una guerra controrivoluzionaria. La guerra per schiacciare ancora di più nell'isolamento la Francia e quindi erano contrari. I nomi, alcuni nomi, Robespierre, chiaramente sappiamo benissimo, fu il leader giacobino di questa fase rivoluzionaria. De Moulin invece era un giornalista tra i più attivi, oltre che rappresentante nella convenzione. Danton, grande avvocato, grande oratore. Saint-Just, il giovanissimo arcangelo della morte, nel braccio destro di Robespierre. D'altra parte Brissot, Vergniaud, il generale Dumouriez, che a un certo punto tradì la causa della Francia e passò al nemico. Condorcet, grande filosofo, finito sulla ghigliottina. Questi erano i principali rappresentanti dei girondini. E quindi abbiamo lo scivolamento in questa fase più democratica e radicale verso il terrore, no? Abbiamo visto l'epurazione dei Girondini il 2 giugno del 93, vediamo come infatti i Girondini erano stati al governo praticamente sia nella legislativa sia nella prima convenzione, la convenzione Girondina. Però rispetto a queste minacce, minaccia esterna della guerra, minaccia di controrivoluzione interna, i girondini e la loro maggioranza entra in crisi e al potere vanno i più radicali, i più intransigenti, i giacobini, che approvano appunto dopo l'epurazione girondina la Costituzione democratica, quella dell'anno primo, la Costituzione del 1793, approvata appunto tra giugno e luglio del 93, introducono il calmiere dei prezzi sui generi di prima necessità e instaurano il terrore all'ordine del giorno dal settembre del 93, con processi sommari e migliaia di esecuzioni. Il terrore è l'unica arma insieme alla virtù, come avete sentito anche nel famoso discorso di Robespierre, per contrastare i nemici della rivoluzione, la controrivoluzione interna, i nemici della Francia, gli avversari della guerra. Il grande terrore, giugno 1794, recrudescenza della repressione che toglie i giacobini il sostegno di ampie forze sociali e politiche. A quel punto la fase più cruenta volge al termine. Termidoro, il 9 Termidoro, il 27 e il 28 luglio del 1794 sono i 2 giorni in cui viene posto fine al terrore con un colpo di Stato attuato all'interno della Convenzione Nazionale. Il terrore in realtà aveva da una parte salvato la Francia dalla disfatta militare, con quelle politiche molto dure di requisizioni e di giustizia sommaria contro gli avversari della rivoluzione, quindi con questa repressione. Dall'altra però aveva esasperato le contrapposizioni politiche che normalmente
ci sono in ogni stato, e aveva creato anche un grosso schieramento contrario al terrore. Nonostante l'epurazione avvenuta tra gennaio e aprile del 94, prima gli esagerati e poi gli indulgenti, restano tanti all'interno della convenzione coloro che vogliono la fine del terrore, che credono che ormai Robespierre stia esercitando una vera e propria dittatura sulla Francia, e quindi il 9 Termidor organizzano un colpo di Stato all'interno della sala della convenzione, il Comitato di Salute Pubblica viene soppresso, soprattutto Robespierre e i suoi più stretti collaboratori vengono arrestati, condannati a morte. E anche condannati, mandati direttamente alla ghigliottina con un decreto della convenzione stessa. Sono le ultime fasi. Dopo la caduta di Robespierre abbiamo quella che si chiama la convenzione termidoriana. È un grande periodo di instabilità economica e politica, un periodo che dura fino al 95, l'estate, perché la convenzione termidoriana elabora e approva una nuova Costituzione nel 1795, la terza nell'arco di 4 anni. Questa volta non c'è più un'unica Camera, si scioglie la Convenzione e al posto della Convenzione ritorna il suffragio censitario, al posto del suffragio universale. Si istituiscono due Camere a cui viene assegnato il potere legislativo, mentre il potere esecutivo è affidato a un direttorio. A un direttorio composto da 5 membri che con un meccanismo complesso ruotano uno ogni anno, si alternano e che accompagneranno la Francia fino alla fine del Settecento, quando alla fine del Settecento, con un ulteriore colpo di Stato di Brumaio, del nome Brumaio, Napoleone Bonaparte imporrà il suo potere sulla Francia, ormai estenuata da 10 anni di instabilità politica, sociale e di guerre. E però questa è la storia che vedremo l'anno prossimo.